Cari amici di Trevignole, bentornati a Mangiar Ben e Spendere Poco. Anche in cosina bisogna fare i conti con la crisi. Allora, dopo Pasqua, dopo Pasquetta, da gente che anche le glorie del sabato prima, di avere ancora un busettino nel stomaco, non c'è problema. È ora di mangiare il spisuculoc. Spero di pronunziarlo giusto. Spisuculoc è una ricetta che vei di fatti dalla Valrendena. Cosa vuol dire? Quegli allelli vuol dire fa coi dei e taglia a tocchi. Allora, sì, mi sa che non venga a capire cosa parli. Comunque, è meglio forse che vi dica cosa che serve, così magari ne mettiamo uno. Allora, per quattro che magna, fa il doppio per otto, il triplo per 16, la metà se sono due, insomma per 44 fe una fila per secco, resta due, e comunque non è gatti da mangiare, non è gatti. Allora, cosa serve? Intanto un netto e mezzo di farina bianca, signore, poi un rose de off, due patate de numero, due numero, 20 grammi di burro, una zigola, mezzo litro di latte, un litro di acqua, sai qua che basta, e poi metto dei formaggi stagionati gratazzo. E sul stagionato del formaggio, meglio sarebbe la spressa delle giudicarie, diciamo così perché è la pressa, no? È un formaggio magro che vai a pressare. E per grattare lo zoo, tra l'altro, bisogna che sia stagionato almeno 6 mesi, insomma, che è sauria. E non che non trovi l'espressa, vabbè, mettete in grana, padano, quel che volete, però l'importante è che sia stagionato, che sia il grattazzo. E boh, allora, mi smetto io che vuole anche buona volontà e mezz'oretta di pazienza, insomma, mezz'ora che mi ha uno. Allora, via che sto insieme. Prima di tutto, netarsi bene le mani, perché chi se usa i dedotti, allora un po' di igiene e pulizia, in della padella fai fritegare il burro, un po' la zigola, tagliata anche questa a tocchetti, non trega, tagliata a tocchetti, e le patate, anche queste tagliate su a dadotti invece, no? No, grossi, cioè, a parte che le due le patate, quindi non potevi fare tagliarle a metà, cioè fette i dadotti piccolini. E boh, chi sente? Allora zo l'acqua e il sal, anche che basta, anche che piace a voi, e fai boire tutto quanto, plum, che boisce. Intanto in banda fino a pasta con la farina rose de l'off e impastare bene. Quando mi pare che la pasta sia come dovrebbe essere la pasta, battere col mattarello e che venga fuori una sfoglia alta mezzo centimetro insomma, e chi adesso vede bene perché sbreghe su la sfoglia con i dedotti e tanti tocchetti piccoli e come i vei i butezzò in sta padella. Che l'era restata su fuoco, eh? Cioè non è che quando inizia a boientarla e tirava via si abbassava la fiamma, che non aveva per sola, però resta da lì. Allora, misce sti tocchettini qui che butte zola la briga balò per 5 minuti. Prima di tirar via la padella dal fuoco, mette che dietro il latte e il formaggio grattato. Così ancora per un attimino, ecco, quando che vi pare che sia pronto, non stai bruciarlo, mi raccomando, portate padella e tutto in tavola, sotto la padella mette qualcosa che non bruciato vaia, perché sennò finisce tutto il zoppo lì. Allora, via tenare, sta roba qui la va mangiata calda, de pu, quasi che la scotta la lingua, perché sennò
la Sadagnau dopo, no? Te lascia lì il fredir. Cosa aveva che drio? Gli esperti dicono nausea, vin bianco. Mi non mi metto, non dico neanche a baffo, perché gli esperti dicono che, perché capisco di me, dicono nausea, nausea bianca. Oh, non è nausea, anche un altro bianco che in casa, basta che non sia quel fan dei pomi, insomma. Alla prossima, spiso culoc, spiso culoc.